Buonasera a tutti, questa sera torniamo a parlare della sospensione dei mutui, dei finanziamenti e del leasing delle imprese. Perché torniamo a parlare di questo? Perché sono sempre di più imprenditori che si trovano in difficoltà a fronte di rate per i propri mutui che sono passate all'incasso prima dell'entrata in vigore, quindi prima del 17 marzo, prima della data di entrata in vigore del decreto Cura Italia. Questo perché? Perché il MEF ha anche ben chiarito che ha una validità la sospensione dopo l'entrata in vigore del decreto Cura Italia. Questo però crea una disparità di trattamento, anche perché da una parte sappiamo che ci può essere una sospensione fino anche alle rate in scadenza il 30 settembre. Quindi che cosa può succedere? Può succedere che alcune imprese possono beneficiare di questo strumento per 7 mesi, mentre altre se lo vedono garantito soltanto per 6 mesi. Questo è un primo problema, ma soprattutto quello che voglio evidenziare con voi è cosa deriva da questo tipo di comportamento. Bene, deriva appunto il fatto che c'è una disparità anche di trattamento che sarebbe stato anche molto meglio forse evitare. Evitare come? Si sarebbe potuto evitare soltanto se si fosse adottato da parte appunto del decreto Cura Italia un approccio simile a quello utilizzato per la moratoria del mutuo prima casa. Perché per questa misura, per la moratoria del mutuo prima casa, si prevede espressamente che nell'ambito della sospensione possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, quindi ovviamente stiamo parlando dopo l'entrata in vigore del decreto Cura Italia, quindi dopo la data del 17 marzo, ma anche possono rientrare le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi. Allora, perché una disparità di trattamento? Anche le imprese, moltissimi imprenditori che già vedevano le proprie attività in una prima fase ridotte veramente all'osso, in una seconda fase sono state già costrette a chiudere perché non potevano, o per paura, o perché comunque nessuno più andava nei propri esercizi commerciali a usufruire delle proprie prestazioni, si sono trovate già in una situazione di disagio estremo e soltanto per pochi giorni hanno rischiato, se non lo hanno fatto realmente, di fallire del tutto, perché sono addirittura, c'è un caso, mi ricordo, uscito pochi giorni fa anche un articolo su Repubblica in cui si cita un esempio lampante di un imprenditore, un commerciante palermitano, se non ricordo male, ma comunque siciliano, che nonostante avesse chiesto al proprio istituto di credito, visto che era già in difficoltà, aveva già chiuso la propria attività commerciale, di non far passare subito sul conto corrente la rata che scadeva il 5 marzo, ma di potergli permettere a questo punto di poter prelevare qualche piccola somma che po avesse potuto permettere a lui e alla propria famiglia di poter avere un piatto in tavola, l'istituto bancario in maniera molto fredda, glaciale, ha risposto che si attenevano scrupolosamente alle regole. Le regole erano che tutto ciò che scadeva prima il 17 marzo doveva andare regolarmente all'incasso. Bene, questo è un qualcosa che non aiuta, è un qualcosa che danneggia ulteriormente il nostro settore produttivo, le nostre imprese, in un momento in cui dovremmo cercare di aiutarle il più possibile. Grazie a tutti.